La presentazione dei dati delle cooperative per il 2010 è stata l'occasione per fare il punto sul mondo cooperativo europeo e sulle nuove iniziative sorte anche in Italia, come i Briganti di Cerreto, un'intera comune sull'Appennino tosco-emiliano, in provincia di Reggio Emilia, costituitosi cooperativa turistica per rilanciare l'immagine del paese e bloccare il deflusso della popolazione in cerca di lavoro. Qual è la situazione delle cooperative in Europa? La situazione cooperativa in Europa è di un'area di imprese che ovviamente sta faticando in un contesto economico, finanziario complicato, non devo essere io che spiego qual è la situazione, ma che all'interno di questo contesto sta resistendo, reagendo in modo, tutti i dati ce lo dicono, migliore delle altre forme di impresa. Il 2012 sarà l'anno della cooperazione. Questo che cosa comporterà per le varie cooperative? È l'occasione per guardarsi intorno, guardarsi, incontrarsi tra cooperative e scoprire che ci sono buoni motivi per essere orgogliosi di essere cooperativi. Che la storia sia locale, e Ravenna credo sia una delle dimostrazioni più lampanti della fondatezza di questa affermazione, ma anche la storia che stanno costruendo le imprese cooperative in Europa e nel mondo sia motivo di orgoglio, sia motivo per affermare un'identità, una peculiarità che deve essere approfondita, rimarcata, tutelata, sviluppata. Oggi abbiamo avuto l'esempio di varie cooperative che sono sorte, anche nuove cooperative. Queste nuove cooperative, quale linfa vitale possono dare alle vecchie cooperative? Prima di tutto possono aprire nuovi orizzonti, no? Possono dimostrare che non c'è spazio economico e sociale precluso all'iniziativa delle cooperative. E questo per le cooperative vecchiotte, un po' talvolta focalizzate sul loro business tradizionale, è un buon stimolo. L'altro stimolo è che possono sollecitare le vecchie cooperative a muoversi con più determinazione sul fronte della intercooperazione, della collaborazione tra diverse cooperative per svolgere tutte insieme un servizio più robusto e più duraturo per la comunità alla quale appartengono. Ma noi oggi abbiamo voluto principalmente aprire una finestra sull'Europa, perché abbiamo messo in rilievo sia esperienze di lunga data che risalgono agli inizi del Novecento, sia esperienze molto recenti. La cooperazione non ha una data, ha delle storie che si radicano sui territori e delle storie che possiamo andare a mutuare, portando esperienze diverse sui nostri territori. Oggi abbiamo voluto dare questo contributo. Riteniamo che la cultura cooperativa sia un elemento motore anche per la partecipazione di Ravenna alla candidatura Ravenna 2019. Qui c'è un movimento cooperativo che fa cultura da tempo, cultura cooperativa, in maniera importante, questo altri territori non l'hanno e credo che possa essere il contributo che noi riusciamo a dare. Poi abbiamo voluto appunto portare esperienze sia nuove che vecchie, ma aprire questa finestra, come dicevo, sull'Europa perché i nostri cooperatori possano ragionare su quello che si fa all'estero, sulle esperienze di cooperazione anche molto diversa dalle nostre, per poter mutuare quegli elementi di positività che possano essere trasferiti su questi territori. Uno fra i tanti, mi riferisco, può essere la nuova sfida sulle cooperative di comunità. Noi riteniamo che la forma cooperativa sia uno degli elementi importanti, di rilievo che possano essere utilizzati nel risolvere dei bisogni semplici dei territori che oggi noi abbiamo e per territori mi riferisco anche ad ambiti molto, molto piccoli dal punto di vista dimensionale, quali un quartiere di una città come Ravenna o come Faenza, o un bisogno di un comune più piccolo della nostra provincia, o bisogni collettivi di utenti che possano trovare nella forma cooperativa una risposta alle loro esigenze più semplici. Ecco, io credo che il movimento cooperativo appunto non ha una storia, ha una storia in evoluzione e modelli che si aggiornano col tempo e può essere una risposta
risposta ed ha la possibilità di essere una risposta innovativa anche da qui in avanti per risolvere le difficoltà che stiamo affrontando quotidianamente con questi momenti di crisi. Quali sono questi nuovi modelli che oggi abbiamo appunto potuto apprezzare? Si è parlato appunto dei briganti. Sì, io direi cooperative di comunità, cooperative di utenza, cooperative che si interessano del mondo dell'istruzione e della scuola. Questi possono essere cooperative che si interessano di energie rinnovabili, di fonti energetiche nuove. Questi sono i temi sui quali stiamo lanciando sfide. Naturalmente senza trascurare i temi legati alla manifattura, alle nuove tecnologie, ai servizi, a una nuova visione di un rapporto diverso nella cooperazione sociale, cioè nel sociale, nel rapporto del welfare fra cittadino e utente e servizi e pubblica amministrazione. Questa è un'ulteriore grande sfida che vogliamo cercare di cogliere appieno. Federico Lega per Ravenna Web TV.